Poi mi ha confermato la notizia della morte di Tardif, che è venuto meno proprio questa mattina e stava predicando gli esercizi spirituali a 200 sacerdoti nelle sue regioni, credo a San Domingo. È una perdita per la Chiesa militante, per tutta la Chiesa, per il fortissimo carisma di guarigione che pure gli è stato contestato. Il Signore quasi quasi ha detto: non lo volete voi e allora ve lo tolgo, se non avete più bisogno, perché vi basta la sola fede. Bene. Comunque, fuori di queste battute, è stato ed è un grande personaggio per la Chiesa tutta e soprattutto per il mondo carismatico, fortissimo carisma di conoscenza, di guarigione. Dovunque è passata la benedizione di Dio. Anche qui noi abbiamo goduto del suo carisma, della sua potente intercessione, per cui ci addoloriamo per questa perdita. Ma se una stella così si estingue in terra, risplende nel cielo, e noi possiamo guardare lui e pregarlo perché, come ha consolato tante persone qui in terra, continui con le sue intercessioni a consolare tante persone nella patria dove si trova. E chiediamo al Signore perché ravvivi i carismi in mezzo al suo popolo, carismi di profezia, di guarigione, di preghiera, di animazione. I carismi servono non per ornamento personale, ma servono per gli altri. L'albero che produce frutti non mangia del suo frutto, ma il frutto è per gli altri. Così un fico, un pesco, un pero da pere, pesca, ciliegie, per gli altri, lui l'albero non mangia, produce. E così sono i carismi, non servono per coloro che sono portatori, ma servono per gli altri. E dobbiamo pregare il Signore perché mandi tanti e tanti altri fratelli anche in mezzo a noi, portatori di doni del Signore, perché i doni sono per noi, non solo per coloro che li portano. E abbiamo bisogno di vedere e di sentire il Signore. Un'altra bella notizia: abbiamo riascoltato così il nastro per caso di Marge Farace del giorno 8, il giorno 8 di maggio, il giorno della Madonna, abbiamo celebrato a Marge Farace, e poi subito dopo la consacrazione c'è un bellissimo canto, un canto meraviglioso, dove sembra che la Madonna canti con gli angeli, ma il canto esplode così forte che si può sentire a un raggio di molte, molte decine di metri, per cui non è un canto sommesso, leggero, come quello che abbiamo avuto nel 95, ma è un canto fortissimo, altissimo, dove anche a basso volume si notano tutti gli strumenti e tutte le voci che accompagnano la voce centrale di Maria. Comunque potremmo anche ascoltare, vediamo domani, nella preghiera di comunità, questo bellissimo canto. Questo perché il Signore ci visita, ci conforta,
ci dà le manifestazioni della sua presenza. Benediciamo il Signore e ricordiamo la parola che il Signore poco fa ci ha dato mentre eravamo in preghiera, là dove il tuo tesoro ivi è il tuo cuore. Il Signore ci diceva di non accumulare tesori sulla terra, di non badare alle cose della terra. L'unico vero tesoro è Lui. L'unico vero tesoro è il cielo. Ecco perché dobbiamo centrare la nostra attenzione, tutta la nostra carica spirituale sul vero tesoro che è il cuore di Cristo. Chiediamo questa sera al Signore Gesù di aggrapparci a Lui come all'unico vero tesoro e di disprezzare tutto ciò che non è Lui, perché tutto ciò che non è Lui non può saziare, tutto ciò che non è Lui ci può essere rubato, ma Lui non ce lo può rubare nessuno, perché Lui è Dio. Soltanto il peccato ci può rubare Lui, per cui se noi evitiamo il peccato, Lui sarà sempre con noi, noi saremo sempre con Lui. Fissiamo piuttosto il nostro cuore nel suo cuore, è il vero grande tesoro per il nostro cuore, è il cuore di Cristo. E abbiamo la gioia di essere amati. Tutte le altre gioie valgono poco, l'unica vera gioia è poter dire Dio mi ama, Gesù mi ama, io sono l'amato di Dio, e tanto ci dovrebbe bastare. Lode e gloria a te, Signore. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è distante da me. Signore, il nostro cuore è distante dal tuo cuore, il nostro cuore è molto distratto da tante, tante cose. Signore, ti chiediamo un maggiore raccoglimento. Signore, siamo troppo dissipati nella vita nostra quotidiana, siamo così assorbiti dalle cose, vissuti dalle cose, e non concentriamo la nostra attenzione in Te, che sei l'unico vero bene. Ritraici, Signore, dalle cose che ci stanno attorno e ci seducono, ci portano lontani da noi e da Te, e fa che ritorniamo a Te, ritorniamo al cuore. Tu ci dici nelle Scritture, redita ad cor, ritornata al cuore, perché il cuore è il centro dove Dio sta con l'uomo e dove l'uomo decide con Dio del suo destino. Signore, ti chiediamo di non lasciarci trarre in inganno da ciò che vediamo e sentiamo, di non lasciarci troppo distrarre dalle cose che succedono attorno a noi, ma che noi possiamo avere un momento nella giornata
per ritornare dentro di noi, ritornare nel cuore, dove tu ci attendi. Tu ci attendi nel fondo del nostro cuore, come tu hai detto nel Deuteronomio. Non deve andare ad Oriente o all'Occidente per trovarmi. Non deve salire in alto o in basso, perché io sono dentro di te, sulle tue labbra e nel tuo cuore. Signore, non dobbiamo andare altrove per trovare te, basta ritornare dentro di noi, dove tu abiti, per ritrovarci con te. Signore, tocca il mio... Ecco, parlate, fratelli e sorelle, parlate a Lui, secondo quello che Lui vi ispira. L'uomo giudica secondo quello che appare, ma Dio scruta i cuori, vede nel fondo del cuore. È col cuore che si crede alla giustizia, cioè per essere salvi. Se non si crede con il cuore, non c'è salvezza. Signore, noi possiamo credere con le labbra, ma non chi dice Signore, Signore, entra nel regno di Dio. Possiamo credere con la mente, ma anche con i diavoli credono con la mente e tremano, ma non ti salvano. Per essere salvati, o Signore, bisogna credere con il cuore. Così tu proclami i Romani, col cuore si crede per la salvezza. Signore, ti chiediamo questa sera di credere con il cuore. Ti chiediamo, Signore, di entrare dentro il nostro cuore e di intrattenerci con te faccia a faccia. Signore, tu ci chiami all'intimità e noi vogliamo entrare questa sera nella tua intimità. Tu, Signore, mi scruti e mi conosci. Tu sai quello che c'è nel mio cuore prima che la parola esca dalla mia bocca. Tu già la conosci. Tu mi scruti e mi conosci come sono, quel che penso, quel che voglio fare. Tu sei a disposizione del mio cuore, o Signore, entra nel mio cuore, purificami, ma resta con me, o Signore, perché io voglio conversare con te questa sera. Sono stanco di conversare con gli uomini, voglio conversare con te, stare con te. Lode e gloria a te, Signore. Dal cuore escono cose buone e cose cattive. Dal cuore escono gli omicidi, le impurità, i furti e tutto ciò che è male, ma dal cuore esce ciò che è buono. Esce l'acqua dolce che tu puoi bere. Osserva il tuo cuore, osserva il tuo cuore, ed è da ciò che esce dal tuo cuore che tu giudichi se il tuo cuore è buono o cattivo, se hai Dio dentro il tuo cuore o non l'hai. Sì, o Signore,
scoperchi allora la pietra del tuo cuore, entra dentro te stesso e osserva, osserva quel che c'è dentro e osserva se ci sono io, dice il Signore, o se ci sei tu, se c'è il mio spirito o se c'è la carne. Signore, questa sera tu ci inviti continuamente ad entrare dentro il cuore, perché le apparenze ingannano, possiamo ingannare gli altri, possiamo ingannare noi stessi, ma non te, o Signore, tu che scruti le menti e i cuori. Vieni nel mio cuore, Signore, ripulisci il mio cuore di ciò che c'è di malvagio e riempi il mio cuore nei tuoi sentimenti di umiltà, di purezza, di santità. Lode e gloria a te, Signore. Oh, Signore Gesù. Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una veste di gioia invece che una veste di lutto, per togliere la veste di cenere e dare il cuore di letizia. Canto di lode per il nostro Dio. Signore, tu sei venuto per fasciare i cuori spezzati, tu sei venuto per controllare gli afflitti di cuore, sei venuto per togliere la cenere dal capo e dare l'olio di letizia, sei venuto per togliere la veste di lutto e dare l'abito della gioia. Signore, questa sera noi vogliamo incontrarci con te, mite d'umore di cuore, che vieni qui ad allietarci, vieni a prendere su di te le nostre miserie, vieni a scarcerare i prigionieri, vieni ad annunziare cose buone, vieni a fasciare le nostre piaghe, vieni a risanare i cuori affranti, vieni a consolare i cuori mesti. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Noi vogliamo aprire il nostro cuore a te. Entra nel mio cuore, Signore, questa sera e porta la gioia, la pace, la giustizia, la santità. Lode e gloria a te, Signore. Pensieri del suo cuore, per salvare dalla morte i suoi figli e nutrirli in tempo di fame. Il Signore sia con voi, fratelli e sorelle. Celebriamo questa sera la messa al Sacratissimo Cuore di Gesù. Siamo proprio in procinto di celebrare la sua festa. Siamo nella novena del Sacro Cuore e non abbiamo altra occasione per celebrare insieme la messa al Cuore di Gesù. Il cuore che è tanto amato agli uomini, il cuore sempre aperto, il cuore che è la fiamma, il cielo acceso nel mondo. Tutti quelli che vogliono amare Dio devono accendere il loro cielo, al cielo di Cristo, come si fa la notte del Sabato Santo. Chiediamo al Signore questa sera di avvicinarsi a questo cielo e accendere le nostre luci, ma di penetrare in questa fornace ardente
e accendere il nostro cuore, perché nell'amore di Cristo siano consumati i nostri peccati, sia ravvivata la nostra fede. Sì, o Signore Gesù, questa sera ti chiediamo che un raggio del tuo fuoco incendi i nostri cuori, e come l'angelo prese con le molle un carbone ardente che ardeva sotto i piedi di Dio nel Tempio e purificò le labbra e accese il cuore di Isaia, così anche un carbone ardente scende per purificare i nostri cuori e accendere dall'amore di Dio. Signore, purifica il nostro cuore con il fuoco del tuo amore e accendi dentro di noi la fiamma che non si estingue mai. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Dio nostro Padre, concede a noi, i tuoi fedeli, di rivestirci delle virtù e dei sentimenti del cuore di Cristo, tuo Figlio, perché trasformati a sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri adatti di una nuova alleanza. Non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito dà. Era il giorno della preparazione e i giudei, poiché non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti quel giorno, giorno di sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso con Gesù. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne ha dato testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Abbiamo letto il Vangelo che la liturgia pone nella festa del Sacro Cuore e vogliamo per un momento contemplare questo cuore aperto, trafitto. A Gesù non spezzano le gambe, non spezzano alcun osso, perché dell'agnello pasquale che era figura di Cristo, è detto, non spezzerete alcun osso. Ma vedendo che Gesù era morto, un soldato, che la tradizione chiama Longino, e dice che era così, con un occhio non vedente, ed era di Lanciano, secondo la tradizione, travisse il cuore e ne uscì sangue e acqua, e una stilla del sangue toccò l'occhio non vedente di Longino, e subito egli ci vide, si buttò per terra e disse: questo è veramente il Figlio di Dio. Giovanni dice che si adempia la scrittura nella trafittura del cuore, perché
tutti possiamo guardare a colui che abbiamo trafitto. Questa sera vogliamo guardare a colui che hanno trafitto. Nel testo è di Zaccaria. Lo abbiamo trafitto noi, perché egli è salito sulla croce per noi e per i nostri peccati egli è stato trafitto. Ma dal cuore squarciato di Cristo esce l'acqua della vita, perché noi viviamo per Lui, ed esce il sangue che ci ristora, ci nutre. Vogliamo questa sera bagnarci all'acqua che esce dal costato di Cristo per lavarci dei nostri peccati, e vogliamo così bere una goccia del sangue di Gesù, perché in quel sangue abbiamo la vita. Gesù, nella sinagoga di Cafarno, ha detto che il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia e beve di me non vedrà la morte in eterno. Noi vogliamo bere a questo calice, a calice del cuore di Cristo, per avere la vita. Eppure, fratelli e sorelle, ogni giorno questo prodigio si rinnova sul nostro altare. Ogni giorno il cuore di Cristo viene trafitto, e ogni giorno sulla mensa c'è il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. E possiamo noi bere di questo sangue per avere la vita. Eppure noi, dopo tante Eucaristie a cui abbiamo partecipato, siamo ancora deboli, con una vita precaria, perché non beviamo bene di questo sangue, non lo beviamo per la nostra vita. E allora questa sera, contemplando il cuore di Cristo trafitto, ricordiamoci del momento in cui accediamo alla comunione all'altare del Signore. Lì ogni giorno viene alzato il calice benedetto, in remissione dei nostri peccati. Lì ogni giorno noi abbiamo il sangue di Cristo, e mangiando l'ostia viva beviamo anche il sangue di quest'ostia, anche che noi non vediamo. In realtà, mangiando il corpo, beviamo anche il sangue di Cristo vivo. Che il sangue di Gesù vivifichi la nostra vita, che noi possiamo diventare così consanguinei di Cristo, che il sangue di Cristo penetri nel nostro sangue e noi viviamo di Lui e per Lui. Questa è la vera vita, così ci viene dato il pegno della vita eterna. Amen. Il universale del Padre e del suo cuore aperto ha fatto scaturire la sorgente di ogni grazia e benedizione. Preghiamo insieme, diciamo, per il mistero del tuo amore, salvaci, Signore.